squadre che sono entrate in campo, dicevamo, nel 4-3-1-2 del Viareggio, capita in porta da destra Belluomini, Benedini, Ricci e Benedetti, 4 di difesa. Minichino oggi fa il play con Sapienza e Marinai sui lati, Chicchierelli alle spalle di Brega e Ceciarini, arbitro della sfida noto di Pisa, che tra l'altro ha diretto anche diverse gare dell'ultima Viareggio Cup vinta dai nigeriani del Beyond Limits, Santa Era e Ferrini, entrambi di Pisa. I due assistenti, via, comincia Viareggio Alleanza Giovanile, nona gara del girone di ritorno, 26esima in totale. Marchese dentro per Faie, ancora Ricci solo per un attimo, attenzione con Di Biase, poi si oppone Minichino che concede angolo, Benedetti su Faie, poi Di Biase profondo per Paggetti, la bandierina è giù, poi Ricci si scontra con Capita, attenzione, la porta è libera, Paggetti, a quel punto il campo è finito, piede, traccia in verticale per Belluomini, sterza, cross col piede, sordo, a cercare Brega, che non arriva, il pallone passa giovanile, Ricci apre, Benedetti mette bene giù, arrivano tre a riempire l'area, il pallone per Ciacciarini, l'alligatore torna a mordere, 1-0, che ha girata, il pallone che bacia la base interna del palo, è 1-0. Al 20° del primo tempo di Viareggio Calcio, segnato il numero 7, Gabriele Ciccerini. Bell'uomini che mette giù, va a sfidare Cosi, taglia dentro il campo, Marinai, calcia, rasoiata, larga. Bell'uomini a cercare Brega che sale in quota, Chicchierelli lascia rimbalzare, Chicchierelli in uscita, Maionchi. Buono il lavoro a cercare! Ceciarini trova invece Brega che si gira, Brega, lavoro da pivot, sponda, Sapienza, boom! Accompagna Benedetti che guarda anche la porta, la cerca, però il sinistro è impreciso, senza fallo, lo scatto di Ceciarini, si va di là da Marinai, occhi negli occhi con Cosi, ancora Marinai, le finte, rientra sul sinistro, calcia e trova il 2-0 con la complicità di Maionchi che tocca ma non basta e arriva il 2-0 di Stefano Marinai. Gol che arriva al 33esimo, questo gol però lo segna soprattutto Ricci che va al recupero alto, Di Biase, Bencini, centrale verso Faie, Benedini col braccio con attenzione, conclusione di Nardoni, alta, guarda la porta, verticale per Brega, tutto intasato, passa Sapienza, posizione regolare, bandierina giù, Sapienza! È stato deviato da Carnevale questo tiro cross, chi tra Chicchierelli e Scaranna farà il trequartista e chi la seconda punta, via alla ripresa, Nai arriva come un intercity, Belluomini visto, servito, va a sfidare Cosi, prende il fondo, Belluomini, piace matte, cross, secondo palo per il colpo di testa, tentato ma non trovato da Chicchierelli, è stato praticamente falciato Santini, occhio alla posizione regolare di Scaranna! La redenzione di Maionchi, grande intervento col piede. Bell'uomini, poi però Faie prova a sfruttare lo spazio lasciato libero proprio da Bell'uomini, Paggetti, Bertacca. No, Bertacca è la mano che chiude il rubinetto prima che si allaghi casa. Bencini dalla bandierina. Colpo di testa! Cioè, in realtà ci sono 3-4 squadre che hanno investito più di noi. Prima seguiamo Belluomini, tracimante in fascia, cross! Non ci arriva Chicchierelli. Va tante volte al cross Belluomini, però poi non viene convertito adeguatamente. Apertura periferica per Fazzini, Brega a riempire l'area. Fazzini accelera, non lo tiene Fabri. Fazzini in aria, prende il fondo, dentro scivola Scaranna. Belluomini, boom! Contro 4, Fazzini, passaggio visionario, Scaranna! Il duello lo vince ancora Maionchi. Dentro il campo, guarda la porta, poi Fazzini, posizione regolare, Fazzini, Fazzini, ancora Maionchi che tira giù la saracinesca. Ora entra
Entra dentro, via. Paggetti, occhi negli occhi con Belluomini, prova la conclusione, alta. Fazzini, tunnel di Fazzini, trascinante Fazzini, il cross dentro, Brega, sponda, Brega, vada solo, Brega! Fa 3-0 in questa partita, 11 stagione, 3-0. Al 42esimo del secondo tempo, privilegio calcio segnato il numero 9, Cristian Brega, Cristian Brega, Cristian Brega! E domenica io ero all'Arciano e l'avevo detto anche con Claudio Gabriele, secondo me intanto conclusione bloccata da Carpita. Bertellotti fu deviato da Manolo Benassi, conclusione provata da Bencini, schiaffeggia il pallone con le mani, Carpita non è finito, segnavano l'angolo, 3 minuti di recupero, insomma la gara che ormai si è avvisato i titoli di coda e infatti fischia 3 volte, noto di Pisa, noto è anche il 3-0 del Viareggio contro l'Alleanza Giovanile. Viareggio che ritrova la vittoria, è quello che serviva, l'ha fatto anche giocando bene.